Amici, oggi vi mostro i miei grandissimi acquisti che ho fatto da Primark. Vediamo insieme cosa ho comprato, ma prima sigla. Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Swiss ed oggi sono tornata con un nuovissimo video di acquisti di Primark. In tanti me li avete chiesti e finalmente sono ritornata. Da tanto che non andavo da Primark perché per varie vicissitudini non ho avuto tempo, non c'è stato modo di andare. Ora sono qui da Daniele e sono andata al Primark Lozzano in provincia di Milano, fa pure rima, e ho trovato, ragazzi, che ve lo dico a fare, tante di quelle cose di Natale che voi non avete idea, un sacco di cose della collezione nuova del Grinch. Ma prima di cominciare questo video, ragazzi, ovviamente lasciate un bel pollice in su perché ci saranno altre due parti dedicate ai video di Primark, un'altra parte di altri acquisti e un altro video dove Daniele mi ha fatto una mystery bag di Primark con tante sorprese misteriose. Allora, iscrivetevi anche al canale, attivate la campanella perché troverete i miei video tutti i giorni alle 14:30 e anche alle 18, sempre sul mio canale qui Yolanda Sweets. Seguitemi sui miei social Instagram e TikTok, mi trovate sempre con il nome Yolanda Sweets Official e ovviamente venite a visitare il mio sito che è www.yolandasweets.it. Allora, la prima busta è questa gigante di stoffa, ragazzi, perché veramente non avete idea di quante cose io abbia comprato. Ho speso un bel po', visto che era davvero probabilmente un paio di mesi che non andavo comunque da Primark. Prima cosa che ho comprato, bellissima, cioè stupenda, è questa del Grinch. C'erano un sacco di cose della nuova collezione del Grinch. Ho comprato questo che dovrebbe essere praticamente una confezione in plastica riutilizzabile, suppongo, di popcorn, cioè porta popcorn praticamente del Grinch. Allora, diciamo che, raga, la confezione anche è stupenda, pagata 8 euro. Posso, sinceramente, qua ci dice addirittura che dovrebbe contenere un sacchetto di popcorn, una busta di tela, 6 cartelle da bingo, 49 gettoni. Allora, la porta popcorn è questo, veramente molto grande. Ora ho voglia di popcorn, di farle, di metterli qua dentro. Daniele, dobbiamo andare a comprare i popcorn per farli, dobbiamo mettere qua dentro e ci vediamo il Grinch, ovviamente. Guardate quanto è carino. C'è scritto Grinch vestito da Natale e poi come scritto appunto là dentro ci sono anche delle pedine per il bingo, non capisco, va benissimo perché si gioca a bingo, non lo so. Ci sono queste verdi e anche queste qui con tutti i disegni appunto del Grinch. Poi cosa abbiamo più? Cartelline, suppongo, per il bingo, che carine! Anche un sacchettino, questo è bellissimo, dove mettere le pedine. 8 euro, davvero super super carino. La prossima cosa che vi voglio far vedere sono queste ciabatte, perché io tutte queste cose dovete sapere che le lascerò comunque da Daniele, quindi sono cose utili per qua. Allora, sono ciabatte che spero mi vadano, anche perché non ci sono scritti i numeri, ma ci sono scritte tipo taglie. Io ho preso la M dei piedi praticamente, ragazzi. Comunque sono queste ciabattine qui di Topolino e Minnie. Ora dovete indovinare in questo video, secondo voi, quanto ho speso da Primark. Fermi qui e indovinate, ho speso 100 euro, 200 euro o 300 euro? Scrivetelo giù in un commento. Calcolate che ho riempito due bustoni pieni. Comunque, le ciabattine in questione sono queste, morbidosine, molto tema natalizio perché è rosso, non lo so. E poi è molto carino perché stavano all'interno di questa sacchettina qui. Il prezzo è di 8 euro. Siamo ai vestiti. Ho preso questo, come vogliamo chiamarlo, cardigan, maglioncino, non lo so. Questo maglioncino molto bello, mi sono piaciuti tantissimo i bottoni fatti in questo modo. Questo qua ha pagato 19 euro. Allora, ho notato un po' una cosa, ora non so se è così oppure no, ditemelo anche voi, ma Primark ha alzato un pochettino i prezzi, o mi sbaglio? Un maglioncino molto carino, devo dire, fatto di un materiale anche molto caldo, molto morbido, non sono quelle cose sintetiche. Mi è piaciuto parecchio e quindi l'ho preso. Mi piaceva il colore, questo contrasto tra questo panna e nero mi piaceva davvero molto. Poi procediamo ancora, ragazzi. Abbiamo questa felpa, me ne sono innamorata veramente tanto perché qui
Metti felpa, metti leggings, scarpe da ginnastica e scendi praticamente. Adoro troppo. Allora abbiamo questa felpa originale, attenzione, dell'NBA, proprio originale, pagata 20 euro. Raga, adoro. C'erano di tutti i tipi, veramente tutti. E ho preso questa dei Lakers. Giù, so che ci sono ancora 30 gradi, ora non so se il clima si è abbassato anche giù, ma qui ci sono tipo 13 gradi, fa freddo e quindi non si può star. E la felpa è già bella calda calda dentro, bella felpata, bella imbottita ed è questa, molto molto bella. Procediamo ancora ragazzi con una felpa, in realtà è un completo, il pantalone ve lo faccio vedere nei prossimi acquisti. Ho comprato sia felpa che pantalone del Re Leone, mi piaceva perché è marrone, ok? Mi piace che è in paletto con la mia carnagione. Allora, la felpa l'ho pagata 12. Ed è questa con Simba. Scritto sotto Lion King. Sono comodissime queste tute perché le metti e vai. Anche questa bella felpata all'interno. Allora, procediamo ancora con un pigiama. Dovete capire che da Primark c'è un problema con i pigiami perché o vendono pigiami lunghi sotto e a maniche corte e a giro maniche sopra, oppure troppo pesanti. Allora, trovare un pigiama di cotone a maniche lunghe e lungo sotto è davvero molto complicato. L'unico che ho trovato, che male non è perché mi piace tantissimo, è questo natalizio. Guardate qua, ora mi copro per farvi vedere ovviamente il pigiama. Guardate quanto è carino. Parte sotto e parte sopra. Ora vi faccio vedere anche la parte di sotto, che è stupenda. Fatta così con Topolino Minnie, giusto? Topolino Minnie e Pluto. Ho pagato 13 euro e non è male perché comunque era un completo, parte sotto e parte sopra. Procediamo con le cianfrusaglie. Ho comprato per l'albero di Natale, perché io farò anche qui da Daniele l'albero di Natale nella sua stanza, le palline del Grinch. Andate da Primark adesso, ragazzi, perché è pieno di roba del Grinch ed è pieno di decorazioni di Natale. Correte davvero. Allora, palline del Grinch, eccole qui, stupende, pagate 6 euro, 4 palline, un po' care, però comunque essendo originali, c'è da dire il prezzo, diciamo che ci sta. Le palline sono tutte quante uguali e questa è la faccia del Grinch. Sono plasticose, però raghi, sono davvero belline. Ho detto vabbè, ora le prendo perché comunque sono davvero carine, poi sono uniche nel loro genere. Ho comprato un quadernino perché c'era la nuova collezione, comunque ho notato, di Harry Potter. 4 euro, davvero bellino, qua si gira, vedete? E si sceglie la vostra casa, davvero molto bella. Io ovviamente sono Grifondoro, quindi metto Grifondoro con questi disegni. All'interno è semplicissimo, molto molto bello. Ci sono questi disegni molto cibi e sembrano quasi dei tipo Funko Pop, non lo so, davvero molto molto carini. Ho comprato, come vi dicevo appunto prima, leggings. Attenzione anche se andate da Primark a comprarvi i leggings, perché non comprate mai taglie troppo grandi perché sennò vi vanno larghi. Ho comprato ML e questi mi sono piaciuti particolarmente perché dentro sono fatti così. Sono molto caldi, 8 euro, davvero molto comodi. Poi, amici miei, calzini, basic proprio, amici. Calzini, 7 paia. Ragazzi, pagate 3,50 euro. Cioè, questi veramente ne vale la pena. Perché per 7 paia, 3,50 euro, super top. Ultime cosine, eh? Allora, ultima cosina, vi giuro perché questa è troppo bella, l'ho vista, era proprio in collezione limitata per Primark, perché Primark mette anche i Funko, da quello che ho potuto capire, e c'erano anche quelli di Stranger Things, i mini, però non ho trovato 11, altrimenti l'avrei presa, c'erano tutti i personaggi tranne 11, quindi non li ho voluti comprare sinceramente, ma ho comprato questo Funko Pop di Kiko, che è uno dei miei personaggi preferiti, a parte Belle della Bella Bestia. Super super carino. Loro lo chiamano Chip. Perché Chip? Tipo Chip e Chop? Non lo so. Però ecco qua, Kiko. Proprio in edizione limitata. Infatti exclusive. Davvero molto molto bello. Poi abbiamo un'altra maglia. Cioè un maglione praticamente. Pagato 19 euro. Diciamo che non costano pochino i maglioni, eh. Pagato 19 euro. Questo qua, sempre di questo colore così. Che a me piace veramente tanto. Poi pure con i capelli, con la carnagione, sta bene. No, raga, è normalissimo questo maglione, cioè è fatto così,
con questi intrecci. E poi ho comprato altre scarpe. Mi sono comprata queste scarpe da runner, tra virgolette. Attenzione anche ai numeri delle scarpe quando andate da Primark, perché se portate per esempio il 36 dovete comprare 37. Io porto il 37 e in questo caso ho comprato un numero in più, 38, perché vanno sempre un po' piccole le scarpe e dovete sempre misurarle, state attenti. Quindi numero 38 di queste scarpe qui da runner. Se tutto, questi sono stati tutti i miei acquisti della prima parte, del primo saccone di Primark. Grazie a tutti per aver visto questo video, io vi mando un bacione ed un abbraccione, noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!